Siamo nel Palazzo Liuzzi, centro culturale di Galatone, e fra pochi minuti verrà presentato il libro dell'autrice Catena Fiorello dal titolo Un padre e un padre. Vedi, io lo riprendo anche, lui riprende me, io riprendo lui. Fantastico. Il suo ultimo libro si intitola Un padre e un padre. Che cosa racconta in questo suo romanzo? Intanto diamoci del tu qui davanti alle telecamere, che se no l'intervista non viene bene. Va bene, perfetto. E racconta di una figlia che è alla ricerca di suo padre e quando muore la mamma, molto giovane, di una malattia, lei ha solo 22 anni e la mamma le dice: questo è un biglietto, te lo consegno, c'è l'indirizzo e il nome di tuo padre, vallo a cercare e non farti rovinare la vita dall'odio come ho fatto io. Quindi questa ragazza ha una importante eredità da portare avanti, capire se vuole farlo oppure no. Scrive, quest'uomo risponde e il libro racconta l'inizio di questa storia sentimentale, se vuoi, affettivo sentimentale, tra un padre e una figlia. Si conoscono, piano piano cominciano proprio a capire ognuno le caratteristiche dell'altro, però la vita di quest'uomo non è lineare e semplice come lei immagina, perché ha fiutato qualcosa. Intanto in questo libro si parla molto sia di questa storia, ma seguiamo parallelamente anche la storia di Sandy e Milena, due ragazze, le migliori amiche di Paola. Seguiamo la storia dello zio Antonio, che è stato in carcere per una rapina e questo marchio nessuno gliel'ha più portato via. E seguiamo la storia della nonna, perché lei comunque sono gli affetti su cui conta. E poi c'è un colpo di scena finale incredibile, almeno tutti i lettori mi dicono che rimangono senza fiato. Che non svegliamo. Senza fiato, perché alla fine c'è solo una cosa che volevo raccontare, sì. Ovvero che un padre è un padre, indipendentemente dalla biologia, indipendentemente dal sangue. Ci sono dei legami forti, fortissimi, che vanno al di là di queste convenzioni sociali, ed era lì che io ho voluto puntare un faro e far capire che l'amore non bada alla biologia. Giro, vado, faccio, secondo me mi sentite dove? Invece così, la modernità mi porta a fare la ego di là, quella cosa di qua, suonate, fischiate. Assessore, vieni. L'assessore è più piccola di me, quindi deve accettare così, giusto? E lei deve portare rispetto a me, io sono più grande. No, delle no, ci devo andare nel tu, così io mi sento più giovane. Purtroppo mi ero rivesto anche un ruolo istituzionale questa sera, quindi devo portare i saluti del sindaco. Dov'è? Com'è il sindaco di Galatia? Uomo, donna, no, è uomo. È piacente, carino, simpatico. Allora, certe volte sento un genere, l'altro giorno è venuto a presentare il mio libro a Lecce, l'assessore alla cultura, che si chiama Gigi Copite. Io l'ho visto qualche volta sui giornali, non lo conosco personalmente. Dico, com'è questo assessore dell'uomo, carino? Si capisce quando c'è il gelo. Ok, è simpatico. Sì, molto simpatico. Okay. Questo è il sindaco dell'uomo. È simpatico. È simpatico, vero? Oltre ad essere una bravissima scrittrice, sei anche una conduttrice e autrice televisiva. Ti vedremo nel nuovo palinsesto televisivo in qualche programma? Speriamo di no, speriamo di no. Allora stai progettando la scrittura di un nuovo romanzo? A un certo punto la scrittura si è presa tutto il tempo che avevo a disposizione, tutte le energie. E ho capito che questo è quello che mi piace fare, e scrivere è anche un'attività molto impegnativa, richiede non solo tempo ma costanza, non si può scrivere di tanto in tanto e poi fare altro. Se si vuole scrivere e farne una professione, alla scrittura bisogna dedicare almeno 8 ore al giorno, almeno. Negli ultimi periodi, quando il libro è quasi finito, si va anche 15-18 ore al giorno, sì, me lo ricordo bene. Ed sta già scrivendo qualcos'altro? Sì.
Ci può svelare qualcosa? È una storia di due anziani che però si prendono una ripicca nei confronti del mondo crudele e fanno vedere che anche se si è vecchi, la testa non invecchia mai, e quindi loro saranno capaci di non solo di innamorarsi, ma di capovolgere e stravolgere tutte, anche in questo caso, le convenzioni sociali. Ovvero, vecchio non vuol dire, se in Sicilia si dice, c'è un modo di dire, miso de canto, cioè messo da parte, perché molte volte è quello che facciamo con i vecchi. Allora volevo raccontare due vecchi che invece prendono in mano la loro vita e fanno vedere agli altri, guardate qui cosa si può fare anche alla nostra età. Un'ultima domanda, hai due fratelli abbastanza famosi, Fiorello e Beppe, che rapporto hai con loro? E ti faccio una domanda un po' particolare, se avere questi due fratelli così importanti hanno mai condizionato in qualche modo la tua carriera o magari sono risultati una sorta di ingombro per il tuo lavoro? L'ingombro c'è stato, questa è una cosa vecchia ormai, io scrivo dal 2003, sono passati 11 anni, sarebbe grave se fosse ancora così. All'inizio è stato pesante, sì, perché la gente, comunque chi ti vuol bene non se ne fa nemmeno, voglio dire, una questione, cioè è un cognome, punto. E chi vuole speculare su questa cosa invece dice, quella è la sorella di... Allora io dicevo sempre questa cosa, benissimo, sono la sorella di, sono una raccomandata, fate una cosa. No, quelli che hanno voglia di pensare questo, prendete un libro mio, leggetelo e dopo ne parliamo. È inutile parlare su cosa parliamo, su una critica che non si poggia su niente. No, allora leggete i libri e poi parliamo del testo, perché è quello che mi interessa. Nella vita i fatti contano, non più delle parole. Ma non è per tutti così. E quindi è a quelli che bisogna parlare e dire. Io vado al concreto. Allora, prendete un libro e dopo parliamo di letteratura, parliamo di contenuti, parliamo di questo. Allora, se avete qualcosa da obiettarmi o da criticare, perché certo è normale che davanti a un testo ci siano varie reazioni, mi piace, non mi piace, lo trovo noioso, lo trovo bellissimo, lo trovo straordinario, e chiaramente i complimenti fanno piacere a tutti, saremmo ipocriti a dire no, ma io non ci bado, ma questo non è vero. Tutti badiamo alle critiche, tutti badiamo quando ci dicono non ci piace. La superiorità appartiene a sfere ben diverse da quella umana, forse alla santità. Quindi anche quando vi dicono no, io ho le critiche, anzi mi piacciono, non è vero. Però io le ascolto, questo sì. Poi chiaramente possiamo, ripeto, dialogare su un contenuto. Sulla fuffa, la chiamano a Milano, mi annoio. Va bene, ti ringrazio. Grazie a voi e soprattutto quest'estate, non solo ai lettori, quest'estate tanti italiani hanno scelto e hanno riconfermato, perché lo leggevo sul giornale, due regioni per antonomasia, le più belle, la Sicilia e la Puglia. Continuate a venire in vacanza qua e anche a casa mia, così, voglio dire, per sì e per no siamo tutti sistemati. Buon bagno. Grazie. Grazie a voi.